15 anni caratterizzati da attese in un alternarsi di speranze e delusioni. Finalmente il grande giorno è arrivato con l'inaugurazione del tratto finale della strada statale 79 che collega Rieti a Terni, 3 chilometri compresi tra la galleria Montelungo in provincia di Rieti e la galleria Valnerina nel lato Umbro. Il tracciato comprende l'opera più significativa, il ponte sul fiume Velino, 500 metri. Si avvicinano due comunità, che sono comunità cugine, diciamo, si avvicinano due regioni, ma in realtà questi territori, oltre ad essere più vicini, diventano più competitivi. Una giornata storica per Lazio ed Umbria e per i suoi abitanti. Di quest'opera se ne parla da circa 60 anni. L'apertura dell'ultimo tratto della strada Rieti-Terni favorirà lo sviluppo economico e turistico dei territori. Ci vorranno 20 minuti contro i 45 circa per raggiungere le due città. Un altro investimento di ANAS importantissimo, in realtà su un itinerario che parte da Roma, e con il piano Salaria arriva fino a Rieti e poi da Rieti prosegue fino a Terni. E che attraverso Orte si collegherà a Civitavecchia, unendo così l'Adriatico al Tirreno. È una giornata molto importante perché consente veramente al territorio adesso di godere di un'opera pubblica, non dimentichiamo, perché come dicevo è un segno di speranza, è un segno molto positivo, proprio perché in un momento così triste e complicato che tutti stiamo vivendo, questo veramente è testimonianza di positività.